Ah, grazie Presidente. Io ringrazio il cittadino qui presente che ha avuto questo coraggio forte di presentare questa delibera perché mi rendo conto e mi metto nei panni dei cittadini romani di quello che è appunto il problema dell'inclusione di questi cittadini, perché poi sono anche loro dei cittadini, anche se sono nomadi, ma sono cittadini e dobbiamo cercare di farli vivere come viviamo noi, quindi con rispetto delle regole, dell'inclusione dei bambini nelle scuole e così via. Quindi non sto qui a fare un discorso di tipo razzista, a me lo stesso discorso di parlare di nomadi sinti, cioè, mi dà quasi fastidio perché cioè, siamo tutti cittadini, secondo me tutti i cittadini dovrebbero rispettare le regole, chiunque sia, che sia albanese, che sia lo sloveno, cioè non ci dovrebbero stare proprio dei discorsi di questo tipo. Io la delibera la farei per tutti i bambini che non vanno a scuola e magari stanno a fare altro. Quindi cominciamo a ragionare in questo modo. Io la cosa che volevo mettere in evidenza qui, essendo vicepresidente Commissione Bilancio, ho fatto un po' l'analisi dei dati che abbiamo speso in tutti questi anni. Cioè, dal 2008 al 2015 abbiamo speso più di 70 milioni di euro per i campi rom. Cioè, è una cifra veramente, cioè che deve far riflettere a tutti, anche all'assessora qui presente, che sicuramente sa bene tutte le spese che sono state affrontate in questi anni. E devo dire che anzi dal 2016 al 2017 c'è un crollo di queste spese, quindi c'è una buona tendenza. Quindi stiamo cercando di andare verso una soluzione a questi problemi. Quello che voglio dire è che per quanto riguarda i servizi in favore dei nomadi e immigrati, abbiamo speso 76 milioni di euro dal 2008 al 2015 e per mantenere questi campi nomadi ne abbiamo spesi in tutto questo periodo sempre 6 milioni di euro. Quindi per una cifra di 82 milioni di euro, questi solo spesi dal Dipartimento delle Politiche Sociali. Il Dipartimento Politiche Sociali ha un budget di più di 200 milioni di euro. Si occupa degli interventi agli anziani, di interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, dove ci sono all'interno appunto questi. E poi abbiamo interventi per disabilità, interventi per l'infanzia e i minori, dove all'interno dell'infanzia e i minori probabilmente ci sta anche quello dei minori non accompagnati. Cioè, se uno va ad approfondire tutti gli aspetti, cioè, questi bambini, che siano Rom, Sinti, così via, cioè sono un problema serio. Noi dobbiamo cercare di far sì che i bambini, tutti i bambini presenti nel comune di Roma, devono essere trattati alla stessa maniera. Non ci deve essere più differenza. Io non voglio più vedere bambini che per strada mendicano, rubano e così via. Questo penso che è l'obiettivo dell'assessore qui presente, infatti il loro piano che stanno preparando, io l'ho letto, diciamo che va proprio in questa direzione, cercare proprio di fare un'inclusione di questi bambini. È logico che lì dove ci sono dei problemi di delinquenza, di accattonaggio e così via, ma quello per qualsiasi tipo di cittadino vanno in un certo senso combattuti. Quindi bisogna uscire da questa logica dei Rom, Sinti e così via e ragionare su tutti, indistintamente. Grazie. Grazie a lei.